Teramo domani in campo a Verona contro la Virtus Vecomp. I biancorossi avranno solo sulla carta un impegno facile perché affronteranno il fanalino di coda del girone B di Serie C, ma quest'oggi, proprio per evitare cali di tensione, il tecnico a Genoa Maurizi ha lanciato un avvertimento chiaro alla sua squadra. Sentiamo. Se fossimo primi in classifica credo che c'erano più problemi nel prepararla, nel senso che comunque non deve mai ingannare la classifica e soprattutto dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un posto in classifica molto dietro quando sono arrivato io e quindi no, dobbiamo essere umili e dobbiamo pensare che comunque giochiamo con una squadra che è il nostro livello. Non ci dobbiamo sentire superiore a nessuno, anche perché non lo siamo. Quindi se qualcuno pensa che si debba affrontare questa partita con scarse motivazioni sbaglia e di conseguenza facciamo una figuraccia a tutti quanti. Tanti ballottaggi in settimana, però Maurizi sembra intenzionato a confermare la squadra che è scesa in campo qui al Bonolis contro l'Albino Leffe, quindi con Piccione ancora titolare ma comunque in ballottaggio con Barbuti per una maglia dal primo minuto, titolare ancora Bacio Terracino e titolare dovrebbe essere ancora anche Ventola a destra con Fiordaliso dall'altra parte. Il Verona invece recupera dalla squalifica Momentè, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. Maurizi ha offerto questa mattina anche un breve cenno sul doppio status di Luigi Fresco, che è presidente, allenatore della squadra da 36 anni. Beato lui, vuol dire tanti soldi. magari fare presidente allenatore non verresti mai esonerato, puoi fare tutte le scelte che vuoi. Credo che Piccioni domenica abbia fatto una buona gara, anche se magari per tanti non è così, ma è un ragazzo che si è sacrificato molto, ha corso molto e magari è mancato un po' tutta la squadra in fase realizzativa, ma è uno che ha dato moltissimo e quindi nella mia testa c'è un Piccioni sempre propositivo.